Signore e signori, buonasera. Risultati, commenti e classifiche dello sport pugliese in generale, ma con particolare attenzione ovviamente al calcio, al campionato di Serie D di calcio e al campionato di Serie C di pallacanestro. Ma partiamo subito con la maggiore rappresentanza calcistica della provincia di Foggia, con il Foggia Calcio, che ha piazzato una splendida vittoria, la seconda consecutiva in esterna nel suo campionato di Serie C o di Lega Pro, come vogliamo chiamarla. Ha vinto per il secondo anno consecutivo per 1-0 al San Filippo di Messina e ha inanellato il settimo risultato utile di fila. Secondo la corrispondenza di Lino Mongello, i ragazzi di Mister De Zerbi hanno meritato ampiamente i 3 punti in palio per una condotta di gioco a dir poco esemplare, con la squadra sempre corta, con i centrocampisti che hanno corso in lungo e largo per il rettangolo di gioco per mantenere le giuste distanze tra i reparti. Tra i rossoneri vengono confermati quei miglioramenti già evidenziati nelle ultime settimane, che hanno anche sopperito alla pesante assenza di Gerbo. La rete a seguito di uno scambio tra Sarno e Cavallaro, il tocco per la corrente Dall'Occo, che con un raso terra preciso e potente ha battuto sul palo e si è infilato nella porta alle spalle di Giuliano. Le pagelle di Lino Mongello con Narciso 7, Benjivenga 6, sostituito da Loiacono al 22esimo del secondo tempo, 6 anche per Loiacono, Agostinone 6,5, 6,5 anche per Agnelli, 6,5 per Potenza, 6 per Gigliotti, 7,5 per Dall'Occo, 6,5 per Quinto, 6 per Iemmello, 6 per Cavallaro, sostituito al 36esimo della ripresa da Leonetti, che ha meritato un 6 in pagella, 6,5 anche per Sarno e 6,5 per Mister De Zerbi. Sufficiente anche la conduzione arbitrale di Carlo D'Ambroso, Amoroso, di Paola, il direttore di gara del match vinto dal Foggia al San Filippo di Messina. Restiamo sempre in tema di calcio, scendiamo di una categoria, parliamo del campionato di Serie D nel girone H, dove sono presenti le 8 formazioni pugliesi, che hanno visto 3 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi, con un fattore campo che ha prevalso in questo 9° turno del campionato, con 6 vittorie casalinghe e 3 pareggi. Purtroppo per il San Severo c'è stata la vittoria casalinga del Francavilla Insinni, quindi la sconfitta della formazione di Mister De Felice per 1-0, e continua a vincere l'Andria, frenano Potenza e Biceglie, sale in classifica il Brindisi. Ma andiamo a dare un'occhiata al quadro completo della 9ª giornata del girone H del campionato di Serie D, con Arzanese Manfredonia 3-0, Brindisi Gelbi sono 2-1, Pomigliano Cavese 0-0, unica partita a reti inviolate, Fidelis Andria Grottaglia 1-0, Gallipoli Taranto 1-1, Monopoli Puteolana 4-0, Sarnese Potenza 3-1, Scafatese Biceglie 1-1 e Francavilla San Severo 1-0. Manfredonia perde sul campo dell'Arzanese, che fa un buon passo avanti in classifica con il rotondo risultato di 3-0, al 52esimo Longobardi, al 58esimo Barone, e poi su rigore ha chiuso la contesa definitivamente all'85esimo Figliola. Per il Brindisi, che torna alla vittoria e convince anche gli spettatori accorsi allo stadio comunale brindisino, per 2-1 con la Gelbison Vallo della Lucania, in gol Variale, che a sorpresa ha sbloccato il risultato a favore degli ospiti al 28esimo minuto. Poi nel secondo tempo, al 69esimo Danucci, all'83esimo il gol della vittoria siglato da Varsi. Continua a vincere l'Andria, dicevamo, 1-0 con il minimo sforzo, si aggiudica la posta in palio con il Grottaglie, all'ottavo minuto la rete di Strambelli, che ha praticamente deciso l'incontro disputato al degli Ulivi. Il pareggio tra Gallipoli e Taranto, un pareggio che accontenta un po' tutte e due le formazioni. In vantaggio Gabrielloni per il Taranto ha realizzato al 55esimo, al 90esimo in chiusura
addirittura la rete del pareggio di stranieri. Rotondo vantaggio, risultato finale, vittoria per il Monopoli che strapazza la Puteolana per 4-0. In rete Manso al 27esimo, al 40esimo Grimaudo, al 55esimo Esposito, al 90esimo la rete finale di Murano, con la Puteolana che in settimana consegnerà il titolo nelle mani del primo cittadino di Pozzuoli, quindi situazioni sempre più agitate in seno alla dirigenza della Puteolana. Sarnese Potenza 3-1 con la formazione di Sarno che frena una delle due capoliste alla vigilia della nona giornata, il Potenza. Le reti al 55esimo Catalano per il raddoppio, al 66esimo su rigore di Esposito, accorcia le distanze all'83esimo Basso, ma poi Maggio all'88esimo chiude la contesa. Pareggio anche del Biceglie sul campo di Scafati, 1-1 il risultato finale. Lo Grieco in vantaggio per il Biceglie, poi al 43esimo la rete del pareggio di Farricello per la Scafatese. La sconfitta del San Severo sul campo del Francavilla Enzini, dicevamo, con il risultato di 1-0, decide il rigore di Picci al 15esimo del primo tempo. La partita che ha visto subito bene la formazione locale, con una prima azione degna di nota al 12esimo con un cross di Nicolao che trova la testa di Picci e il primo miracolo di Caro Tenuto, l'estremo difensore giallo granata. Al 14esimo il rigore contestato dai sanseveresi per un atterramento in aria da parte di Campanella nei confronti di Picci che si è presentato sul dischetto e ha realizzato il gol, l'unico gol della contesa. Nonostante le assenze di Carminati per squalifica e tornerà domenica prossima, e di Mallardo per un infortunio, i giocatori di Mister De Felice non si sono dati per vinti, hanno cercato in più di un'occasione di trovare la via del pareggio. Al 36esimo l'azione più ghiotta, con capitata proprio sui piedi di Capitan Andrea Florio, che è servito da un passaggio filtrante di Montechiari. La coppia di attacco era composta proprio da Florio e Montechiari, ha sprecato buttando la palla alta sulla traversa. Quando al 42esimo ancora i padroni di casa hanno avuto la possibilità di raddoppiare con un cross da destra, ma Morsillo a colpo sicuro ha sparato anche lui alto sulla traversa. Sul ribaltamento di fronte Colucci sulla fascia sinistra mette al centro aria un pallone pericoloso, ma Leo Pizzi fa buona guardia in difesa. Nel secondo tempo il Sansevero prova ad alzare il ritmo del gioco, doppia occasione ancora per Andrea Florio, prima di testa e poi su punizione dal limite che sfiora il palo. Quindi il risultato finale 1-0 per il Francavilla, con il Sansevero che si è schierato con Caro Tenuto tra i pali, Cicerelli, Colucci, Campanella, Galullo, D'Arienzo, Mastrangelo, Dell'Aquila, Montechiari, Cammarota e Florio. Quindi Sansevero che torna sconfitto da questa trasferta, ancora una sconfitta di misura per la formazione di Mister De Felice, e che vede un po' ancora più minacciosa la situazione in classifica, per qualche punto raccolto dalle squadre, da una squadra soprattutto che la segue, per i tre punti raccolti soprattutto dall'Arzanese in casa. La Puteolana continua ancora a perdere, ma andiamo a vedere la graduatoria completa al termine della nona giornata del campionato, con la Fidelis Andria che a questo punto è il capolista solitaria, che ha approfittato del passo falso del Potenza. 22 punti per Fidelis Andria, 19 punti per Potenza, raggiunto da Biceglie e Gallipoli, anche Gallipoli a quota 19 punti. Ricordiamo che noi abbiamo già accreditato 3 punti al Gallipoli per la vittoria che dovrebbe giungere a tavolino nella partita disputata proprio con il Sansevero. 15 punti per Taranto e Cavese, 14 per Brindisi, che vediamo risalire notevolmente alla china della classifica, 13 punti per Sarnese e Francavilla, 11 punti per Pomigliano,
A quota 10 Gelbison e Grottaglia, quota 9 Scafatese e Monopoli, 7 punti per Manfredonia, 6 punti per Sansevero, 5 per Arzanese e 2 punti per la Puteolana. Quindi condizione in classifica del Sansevero che è terzultima, ma che adesso ha un solo punto di vantaggio sulla penultima. Ricordiamo che le ultime due retrocedono direttamente in Eccellenza, mentre ha 4 punti di svantaggio rispetto alla zona tranquilla, alla zona che la porterebbe fuori dai play-out, play-out che a questo punto disputerebbero Scafatese, Monopoli, Manfredonia e Sansevero. La prossima giornata, quella che varrà per il decimo turno del girone di andata, mandiamo in onda la grafica con questi accoppiamenti: Grottaglie Sarnese, Biceglie Francavilla, Cavese Brindisi, Gelbison Scafatese, Manfredonia Monopoli, Puteolana Pomigliano, Potenza Gallipoli, Taranto Arzanese, Sansevero Fidelis Andria. Si dovrebbe tornare a giocare al Ricciardelli di Sansevero, dove comunque in questi giorni ci sono stati altri lavori di adeguamento dell'impianto sportivo di Via San Marco. Ci auguriamo che dopo le 3 giornate di squalifica del campo a seguito del provvedimento del giudice sportivo di 3 turni di porte chiuse, campo neutro, a cui ha dovuto fare ricorso la società del presidente Luigi Dell'Acqua, ci auguriamo che si possa tornare a giocare al Ricciardelli, dove il Sansevero nell'ultimo campionato e mezzo ha disputato una sola partita, quella pareggiata in maniera rocambolesca dal Monopoli al 101esimo minuto di gioco. Arriva una formazione temibilissima. Arriva la Fidelis Andria, che è prima in classifica, che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, che punta al secondo salto di categoria consecutivo. Quella Fidelis Andria che nel prestagionale il Sansevero aveva superato nei preliminari di Coppa Italia, ma quell'Andria è la copia sbiadita di questo originale, possiamo dire così, che sta disputando questa prima partita di campionato, che sta meritatamente conducendo la classifica. Quindi partita di cartello che sicuramente si disputerà, ci auguriamo, a Sansevero, dove è prevista una nutrita presenza di tifosi andriesi. Solitamente da Andria si muovono in 3-400 nelle partite giocate in trasferta in Campania, per cui è pensabile che a Sansevero possano arrivare addirittura in 500, e se fosse così l'Andria giocherebbe, dal punto di vista del supporto dei tifosi, giocherebbe praticamente in casa. Staremo a vedere in settimana che cosa succederà, sia dal punto di vista della possibilità di tornare a giocare a Sansevero, e sia dal punto di vista dei biglietti che la società sanseverese riserverà ai tifosi dell'Andria. Questo per quanto riguarda il calcio. Voltiamo pagina, parliamo di basket, dove arrivano notizie positive per la Allianz Sansevero, impegnata nel campionato di Serie C, nel girone H, dove per la 7ª giornata del campionato ha battuto la diretta concorrente nel big match della giornata, la Cesarano Scafati, per 63-50. Il quadro completo della 7ª giornata: Cessisti Costuni, GMA Pozzuoli 68-59, TNT Stabia Partenope Napoli 66-76, Megari De Napoli Castellano Cerignola 61-90, Cilento Agropoli, Lotti Calzature Trani 69-78, Magic Team Benevento Pallacanestro Nardò 75-62, Timber Volvers Potenza Basket Sarno 65-81, e appunto dicevamo Allianz Sansevero Cesarano Scafati, il risultato finale di 63-50. Quindi 4 vittorie casalinghe, 4 vittorie per le pugliesi, una sola sconfitta, quella del Nardò, che è alla 3ª sconfitta consecutiva, se ci mettiamo anche quella subita in casa nella partita di recupero con il Trani. 3 vittorie in casa, 4 vittorie in trasferta. In questo caso, a differenza di quanto è successo nel campionato di Serie D di calcio, non ha tenuto il fattore campo. Ha vinto fuori casa la Partenope Napoli nel derby del Golfo, grazie ai 25 punti di Filippi e ai 21 di Enrico. Ha vinto fuori casa finalmente la Castellano Cerignola 91-96.
61 il risultato finale con 23 punti di Ionicas e 18 punti di Maggi. Vittoria esterna anche per Trani che alla vigilia non era considerata favorita nel confronto, nella visita alla Cilento Basket Agropoli, 78-69, dicevamo, grande prova dei soliti Corvino e Onetto, che sono i realizzatori solitamente e mediamente di metà del bottino della formazione tranese. Il Sarno ha sbancato il Palapergola di Potenza grazie ai punti di Beatrice, 20 punti per lui, e Auriemma 17 punti, a nulla sono serviti i 17 di Femminini e i 2 di Pace. Le vittorie interne, quella di Ostuni che continua a macinare vittorie, l'unica sconfitta quella subita per mano della Allianz San Severo con 16 punti di Malamov, dall'altra parte 16 punti di Aprea. Magic Team Benevento, grazie ai 28 punti di Pignalosa, ha la meglio nei confronti di Nardò, che dicevamo in precedenza in caduta libera nelle ultime giornate di campionato. Gialloneri che quindi, dopo aver con la vittoria sulla Cesarano Scafati, restano l'unica formazione imbattuta del girone H e al primo posto in coabitazione, poi andremo a vedere la classifica con altre due formazioni, ma sia Scafati che Sarno devono ancora osservare un turno di riposo, e le due praticamente hanno già subito l'onta di una sconfitta stagionale. Inizio di match sontuoso per la formazione di coach Piero Cohen, con Antonio De Fabridis che è autentico trascinatore con 3 triple consecutive che mette tanto fieno in cascina per la Allianz San Severo. Una particolarità: coach Iovino decide di partire lasciando fuori dallo starting five il giocatore più pericoloso, Malachi, che è stato tenuto in panchina per il primo quarto, evidentemente una mossa tattica a sorpresa per il tecnico scafatese, ma probabilmente ha pagato più di quanto si aspettava l'assenza del giocatore più rappresentativo, tanto che nel primo quarto il risultato parziale è stato di 25-8. Da questo parziale la formazione sanseverese ha potuto gestire il vantaggio negli altri tre quarti, quando Scafati in più di un'occasione ha provato a ricucire lo strappo, si è portata anche al meno 6 quando ha praticamente riaperto la partita sul 51-45 al 34esimo minuto di gioco, ma i 5 punti di fila di Serroni hanno riportato di nuovo il vantaggio sanseverese in doppia cifra, che resta totale poi fino al termine del match. Con coach Iovino, abbiamo sentito coach Iovino al termine della partita, con Iovino che ha fatto un po' un mea culpa probabilmente sul mancato utilizzo proprio nel primo quarto di Malachi. Ai microfoni il tecnico della Cesarano Scafati. Stiamo partendo sempre con Leonard dalla panchina, lui è un periodo di assestamento, arriva dall'America che è tutto nuovo, un diverso gioco, lui è 91, è giovane, primo anno di una categoria senior, quindi ha bisogno di ambientarsi, fisicamente sta riprendendo perché deve togliere ancora qualche chilo da dosso, però diciamo che il primo quarto San Severo sicuramente ha messo più intensità di noi, è stata più precisa di noi al tiro, ci ha messo più voglia, e quando metti più voglia hai più possibilità di vincere. Noi purtroppo siamo andati un po' da donne, abbiamo giocato un po' da signorine, quindi se giochiamo un po' così contratti è difficile poi tenere testa ad una squadra di questa categoria. Se invece anche noi decidiamo di giocare duro e con intensità, forse riusciamo a giocarcela meglio. Poi siamo stati bravi a riaprirla, non abbiamo gestito poi anche forse un po' lo sforzo, abbiamo pagato lo sforzo per recuperarla, non siamo stati lucidi nel gestire quei possessi, su questo bisogna lavorare. Però oggi purtroppo noi abbiamo avuto il nostro forse miglior giocatore di Napoli con 0 punti, quindi ha avuto un problema di contrattura muscolare, e noi dipendiamo tanto da un giocatore come Fabio Di Napoli. Se a questo ci metti che abbiamo tirato da 3 punti con il 14%, penso che sia difficile avere ambizioni di vittoria qui a San Severo. Purtroppo, se tiri col 14% probabilmente non vinci neanche con la Megare di Napoli, non, con tutto il rispetto parlando della Megare di Napoli. Queste percentuali non ti permettono di vincere qua a San Severo. In difesa non siamo andati neanche secondo me tanto male, abbiamo preso qualche tiro, il problema è stato oggi in attacco, al di là delle cattive percentuali.
e della scelta di tiro. Siamo stati poco collaborativi in attacco, quindi abbiamo forzato qualche tiro e San Severo ne ha approfittato con qualche punto meno. Poi abbiamo fatto qualche banalità, il tiro da tre punti, fallo di Cota su Cota, o ancora un tiro parlando che stava andando ad appoggiare facile, parlava un passaggio per Ernesto Carichiello, vanno a fare punto meno facile come Crai. Quindi dobbiamo essere più bravi a gestire queste situazioni, altrimenti abbiamo problemi quando ci sono squadre organizzate e cattive che ti puniscono in queste situazioni. Sicuramente è merito a San Severo, che ha dimostrato più di noi di meritarsi. Adesso noi ricordiamoci che sabato abbiamo un'importante sfida con Ostuni in casa, quindi quella là bisogna vincere assolutamente, quindi va bene un passo falso su cui bisogna ragionare, però sabato bisogna ritornare alla vittoria quanto più possibile. E allora, San Severo che ha meritato la vittoria, che ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva in questo inizio di campionato e che è l'unica imbattuta del girone H, tutto potrebbe sembrare che vada a gonfie vele per la formazione di coach Piero Cohen, ma il perfezionista tecnico anconetano evidentemente vuole ancora migliorare la squadra, sa che la sua squadra ancora molto da lavorare, ancora molto da migliorare, può ancora crescere tantissimo, che deve ancora crescere tantissimo, perché alle porte c'è già un'altra sfida al vertice, c'è la trasferta a Sarno. Coach Piero Cohen ha analizzato la partita e si è tuffato già in quello che è il prossimo turno, che vedrà la formazione giallonera proprio andare a rendere visita all'altra capolista, Sarno. Ma l'obiettivo era proprio di sorprenderli all'inizio con un'aggressività importante. Avevo chiesto proprio questo ai ragazzi, di sorprendere con grande aggressività, con grande difesa la squadra avversaria, perché sapevo che comunque era una squadra temibile e forte. E infatti l'ho dimostrato poi strada facendo. E effettivamente, come hai detto tu, il primo quarto è stato decisivo, è stato determinante, perché ci ha dato quel margine che ci ha permesso poi di controllare comunque la partita, anche nei momenti in cui a un certo punto stavamo sbandando, perché poi è normale che dentro una gara ci siano dei momenti, no, in cui ti trovi un pochino in difficoltà, ma non solo perché è normale, ma anche perché di là c'era una squadra esperta, una squadra scafata, e quindi che ha saputo in certi momenti mettersi in difficoltà. L'entrata sicuramente del loro straniero è stato per noi all'inizio un bel problema, e poi dopo comunque ci siamo adeguati, insomma, per quello che è stato possibile, però è chiaro che questo è un giocatore veramente molto importante per questa categoria, e se abbiamo subito un po' vicino canestro sicuramente siamo stati molto bravi a difendere perimetralmente, dove li abbiamo tenuti con una percentuale di 3 su 22 da 3 punti, proprio dovuto a una grande attenzione, da una grande pressione difensiva. Poi ripeto, in attacco a un certo punto eravamo in difficoltà, ma vista la giovane età comunque di qualche giocatore, visto il fatto che comunque lo stesso Antonello Ricci è al primo anno di playmaker vero, è chiaro che lui deve crescere e deve diventare un playmaker veramente sotto tutti i punti di vista. Queste gare gli servirà sicuramente per crescere. A volte dici, vabbè, metti un fattore in panchina in modo tale, tieni botta all'inizio e poi cerchi di cambiare il ritmo con un giocatore importante. Magari la strategia del coach ospite era quella di affidarsi più a giocatori perimetrali e poi cambiare marcia magari inserendo, no, il loro straniero. È chiaro che è andata male per lui, nel senso che ha preso un margine così importante che poi l'entrata non è stata così determinante come poi lui poteva aspettarsi, anche se ha creato degli effetti importanti. Io non me l'aspettavo, appunto, per quanto è importante questo giocatore, e quindi diciamo che è andata bene per noi. Ci sono solo 3 posti a disposizione alla fine dell'anno, e se andiamo a vedere in questo momento c'è un equilibrio, anche se la classifica in questo momento ti fa sembrare le cose diverse, ma basta che invertiamo il nostro risultato di Ostuni, saremo tutti lì appiccicati a pari punti, e quindi questo dimostra che c'è grande equilibrio. Poi le nostre vittorie sono state importanti anche dal punto di vista del punteggio, e quindi fanno pensare a corazzate, ma in realtà noi non siamo una corazzata, siamo una squadra come Scaffatti, come Sarno che affronteremo domenica, come Pozzuoli che abbiamo sorpreso facendo una gara super, e loro magari avevano qualche problemino con qualche giocatore. Poi ci sarà Nardò, poi ci sarà Trani, e quindi le squadre sono tante, i posti sono pochi,
e ripeto, siamo tutte lì, non so quanta differenza di valori ci sarà tra quelle 6-7 squadre che combatteranno per i primi 3 posti. 3 vittorie importanti, meno netta quella di Ostuni chiaramente, però nette se andiamo a vedere anche quella di Ostuni per come c'eravamo imposti nei primi 3 quarti. Questi sono segnali veramente importanti, però personalmente non mi toglie l'attenzione da quelli che sono alcuni problemi che comunque abbiamo palesato anche oggi, su cui dobbiamo lavorare. Adesso andiamo a Sarno, un campo veramente proibitivo, con una squadra forte che ha perso una sola gara, non credo che oggi abbia perso a Potenza, giocando, è l'unica gara che ha perso, mancava playmaker Ferrara che è un giocatore di categoria nettamente superiore, e con l'americano che ne parlano come di un fenomeno che ancora è ai box per un problema a un polso e sembra che stia rientrando proprio adesso. Quindi ci aspetta veramente un bel test che ci dirà qualcosa di più significativo, perché ripeto, giocare a Sarno è difficilissimo, la squadra che affrontiamo, lo dimostra il fatto che ha perso una sola gara, è veramente importante. Quindi uscire da questa gara vincenti, allora veramente avremo fatto un bel passo avanti. E andiamo a vedere la classifica al termine della 7ª giornata di campionato, prima di tuffarci in quello che sarà il prossimo turno, con Allianz San Severo che è al primo posto insieme a Cesarano Scafati e Basket Sarno, ma vedete 12 punti per le 3 formazioni, ma San Severo ha giocato 6 partite, vinte tutte a 6, perse 0, mentre per Scafati e Sarno ci sono 6 vittorie e una sconfitta a testa. Non mollano Trani e Ostuni che, avendo già riposato, hanno anche loro subito una sola sconfitta e quindi si ritrovano a quota 10 punti, e sono queste le formazioni che molto probabilmente si daranno battaglia fino al termine della prima fase del campionato, con possibilità di risalita di Cerignola che è un po' attardata, 6 punti, 3 vittorie e 3 sconfitte, stessa cosa per Nardò che ha subito 3 sconfitte consecutive nelle ultime 3 uscite, 6 punti anche per Benevento, Agro, Agropoli, Pozzuoli e Partenope Napoli, poi lontanissimi ci sono Bernarda con 4 punti, 2 punti per Megaride e poi a quota 0 ancora per TNT Stabia e Timber Wolves Potenza, quindi va a delinearsi in classifica la graduatoria delle forze delle squadre, dei roster allestiti dai rispettivi dalle rispettive dirigenze, con San Severo, Scafati e Sarno che guidano la classifica. San Severo praticamente che dopo il big match di domenica con Cesarano Scafati, che vi trasmetteremo tra qualche minuto al termine del nostro appuntamento con Tutto Sport come al solito in differita, in esclusiva per 99 TV, dopo il big match con Scafati dicevamo, è attesa da l'altro big match domenica prossima, si giocherà a Sarno, praticamente un altro importante banco di prova per la formazione sanseverese, chiamata a confermare gli ottimi risultati conseguiti innanzitutto fuori casa al Palagentile ai danni della Cestisti Ostuni e domenica in casa al Palacastellana ai danni della Cesarano Scafati. Ma andiamo a vedere il quadro completo del prossimo turno con Cesarano Scafati, Cesisti Ostuni, anche questo un match molto importante, GMA Pozzuoli, Pink Basket Bernalda, Udas Cerignola, Magic Team Benevento, Pallacanestro Nardò, Cilento Basket Agropoli, appunto Basket Sarno, Allianz San Severo, Lotti Calzature Trani, TNT Sabbia e Pallacanestro Partenope Napoli, Timber Wolves Potenza. Un turno importante che potrebbe ancora staccare qualche altra squadra dal lotto delle primissime della classe. Riteniamo che Scafati possa avere la meglio nei confronti di Ostuni, anche se Ostuni è comunque una brutta cliente da affrontare, da temere, da prendere sempre con le giuste considerazioni. Poi a fine partita domenica al Palacastellana i dirigenti della Cesarano Scafati hanno espresso una sorta di rammarico per quello che è stato proprio l'approccio della partita da parte dei loro giocatori, con praticamente Di Napoli non in buone condizioni fisiche, che ha risentito di un problema muscolare all'inguine che ha praticamente
che praticamente non ha realizzato, e Di Napoli che è uno dei giocatori più temibili della formazione di coach Iovino. San Severo che quindi deve continuare a lottare in questo rush che la vedrà impegnata da qui fino alla sosta natalizia del termine del girone di andata, con formazioni di fascia alta ad eccezione della partita di che si disputerà tra 15 giorni al Pala Castellana con la Partenope Napoli, perché poi alle porte ci sono Cerignola, c'è Nardò, ci sono altre sfide importanti con formazioni che potrebbero comunque potrebbero rientrare nelle zone alte della classifica e dire la loro fino al termine del girone di andata. E allora siamo praticamente in chiusura, in addirittura d'arrivo, con il consueto riepilogo. Vince il Foggia Calcio sul campo del Messina, seconda vittoria esterna consecutiva per la formazione rossonera. Purtroppo perde il San Severo Calcio a Francavilla Inzinni per 1-0. Ha realizzato Picci al quindicesimo del primo tempo su un calcio di rigore molto contestato dai sanseveresi. Per la pallacanestro vince la Allianz San Severo con la Cesarano Scafati, il big match della settima giornata del campionato, partita che tra qualche istante vi trasmetteremo in esclusiva, in differita. Vi ringraziamo per la gentile attenzione, buonasera e buon sport a tutti, buon divertimento con Allianz Cesarano.